Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi glitch bomba per le nostre crew. Andremo a colorare il nome vicino all'azione con i verificati Rockstar come gli account moddati. Chi di voi raga vuole nella propria crew i nomi in questa maniera? Guardate che bomba! Quindi non vi resta altro che seguire questo tutorial. Quindi raga, questa è la tabella dei codici che dovremmo usare. Come ben vedete, in alto a sinistra abbiamo i codici nella parte di sinistra, poi abbiamo uguale e il colore. Quindi ogni codice tipo l'ondina R ondina equivale al rosso, eccetera eccetera eccetera. Sotto abbiamo i vari simboli che equivalgono al simbolo Rockstar verificato con l'icona oppure alla stellina, eccetera eccetera eccetera. Quindi ragazzi, come vedete in basso ci sono le due versioni di codici base. Come ben vedete, io ho usato i codici in alto per comporre ciò che avete visto nella crew in questa schermata qua. Quindi ragazzi, provo a spiegarvi un pochettino come funziona. Per scrivere quello che vedete nella crew, quella Xavix, quella pubblica, quindi nel primo codice che vedete in basso a fianco Xavix, ho usato il primo simbolo che equivale, ragazzi, al colore blu. E dopo ci ho messo il secondo simbolo che equivale al Rockstar verificato icona, come vedete. Dopodiché, ragazzi, ho fatto lo spazio, ho rimesso il codice, quello che mi porta il colore rosso, come vedete in alto, e subito dopo ci ho messo un altro codice che è quello con l'H, che è quello che mi porterà il grassetto nella scritta. E poi sono andato a scrivere YouTube. In questa maniera verrà il verificato, poi lo spazio e YouTube rosso in grassetto. Poi facciamo uno spazio, due punti, spazio, raga, e continuiamo. Quindi voi andrete a creare la vostra frase, quello che vi piace di più a voi. Io vi ho lasciato i miei in modo da farvi prendere spunto e capire, ragazzi. Quindi ora vi spiego come inserire questi codici e dove inserirli una volta che l'avete messi. Ovviamente raga, vi lascio nella descrizione il file da andare a recuperare. A questo punto ragazzi, una volta che vi siete scaricati il file e avete fatto tutto il codice, loggate con la vostra crew, andate nella vostra crew e una volta che siete nella crew vostra, nella dashboard della crew, andate su modifica crew. Quando siete su modifica crew ragazzi, ascoltatemi bene, scorrete in basso e dovete andare a fare tasto destro su questa icona dove c'è il dito medio. Adesso cliccate esamina e una volta che siete in questa schermata andatevi a cercare ragazzi questa scritta qua, guardate bene, The Beard ragazzi. Una volta che siamo su questa, clicchiamo, la cancelliamo e ci copiamo quella serie di codice, ragazzi. A questo punto clicchiamo invio, guardate bene, una volta che abbiamo cliccato invio, torniamo alla parte centrale e una volta che siamo lì dovremo fare 1000 volte il refresh, quindi salvare più volte questa pagina. Finché non vedete lì in alto a destra il numerino che arriva a più 99 ragazzi. Una volta che avete fatto questa cosa possiamo chiudere anche il sito internet, il social club. E a questo punto, una volta che andremo a controllare, avremo i nomi vicino alla crew, vicino azione, in questa maniera. Quindi ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete questo video da tutte le parti e alla prossima. Bella regà, sbadabam.